Dopo la frana di ieri pomeriggio e la conseguente chiusura della strada, la via Torno a Como è stata riaperta. Nella notte sono terminate le operazioni di pulizia e sgombero della carreggiata e soprattutto di messa in sicurezza. La trafficata arteria è tornata quindi percorribile dai veicoli e dai pedoni. Il blocco infatti prevedeva il divieto anche per chi voleva passare a piedi. Si è reso necessario inoltre allontanare da casa in via precauzionale 4 persone che risiedono nell'immobile proprio di fronte al punto dello smottamento. Ancora in fase di valutazione nel loro rientro a casa, subordinato agli ultimi accertamenti da parte dei tecnici. Il comune di Como ieri aveva emesso un'ordinanza sindacale urgente che prevedeva, fino al completo ripristino dello stato dei luoghi, la chiusura nel tratto compreso tra Piazza Mendola e il confine comunale. Inevitabilmente isolati, paesi che affacciano sulla Lariana, in primis Ablevio e Torno. ASF e Navigazione Laghi avevano predisposto una serie di modifiche per consentire gli spostamenti. Al lavoro, oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile, anche un'azienda privata. È stato necessario spostare gli escavatori presenti in un cantiere privato, uno in particolare è rimasto in bilico dopo il cedimento. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Avremmo potuto registrare una situazione molto più critica. I disagi non sono mancati e comprendo le difficoltà, ma per fortuna non ci sono state persone coinvolte, ha commentato l'assessore di Palazzo Cernezzi, Michele Cappelletti, che già ieri pomeriggio era in via Torno a monitorare la situazione. Come detto, inevitabili disagi per moltissime persone che ieri sono rimaste bloccate fuori casa, oppure per raggiungere le abitazioni hanno dovuto fare il giro dal triangolo lariano, o ancora hanno dovuto lasciare l'auto in città e poi spostarsi con i mezzi della navigazione. E a preoccupare ora è anche il meteo delle prossime ore.